Una voce incontrollata che gira nei dintorni dell'Ofanto da qualche ora, forse solo una fantasia, forse un reale interesse. Ciccio Caputo sarebbe finito nel mirino dell'audace Cerignola. Una suggestione di mercato, per il momento nulla di più, alla luce del grave infortunio rimediato da Luigi Cuppone e dal grande entusiasmo in virtù della momentanea vetta in classifica. I rumors impazzano negli ambienti gialloblu, nonostante il direttore sportivo Elio Di Toro abbia smentito un imminente intervento sul mercato. Quel che risulta però è che il club stia seriamente valutando la pista legata al centravanti classe 87, attualmente svincolato dopo anni di alti livelli in Serie A, l'ultimo ad Empoli. Un contatto pare ci sia stato, un eventuale movimento in entrata dipenderebbe in primis dalle reali ambizioni stagionali e da quanto effettivamente potrebbe durare l'attuale primato nel girone C. Insomma, ne varrebbe la pena? La valutazione riguarderebbe Caputo, ma più in generale la necessità di sostituire l'infortunato Cuppone con un altro attaccante di tale spessore. Per intenderci, tra i nomi sarebbe anche spuntato quello di Camillo Ciano, l'anno scorso al Benevento e oggi svincolato. Secondo alcune indiscrezioni, la proposta sul tavolo di Caputo potrebbe consistere in un annuale con opzione in caso di promozione in Serie B e una centralità indiscussa nel progetto. Un semplice sogno dei tifosi o dell'ambizioso presidente Nicola Grieco? Un altro clamoroso colpo di Elio Di Toro e della sua squadra mercato? Il club vola basso, la smentita c'è stata, ma mai dire mai, l'impressione è che questo Cerignola ad ogni modo si sia particolarmente affezionato al primato. Ad oggi soltanto ipotesi e suggestioni, tra qualche giorno chissà.